Secondo appuntamento di Startup Grind Perugia. Oggi sono in compagnia di Eloisa Marchesoni, non devo sbagliare questo nome assolutamente, Manuel Arlotti, rispettivamente Eloisa Startup Grind Chapter Bocconi, mentre Manuel Black Marketing Guru, direttore generale. Allora, oggi di cosa parliamo? Chi vuole iniziare? Ma oggi facciamo una piccola digressione su quella che è la blockchain, derivante anche nel digital marketing, quindi andiamo ad affrontare un po' degli aspetti molto alti senza scendere nel tecnico, perché sennò si addormentano dopo 5 minuti. Scappiamo tutti. Esatto. Quindi prima partirà Eloisa con una sua digressione su quella che sì, è la blockchain. Esatto, io presenterò brevemente la blockchain e in particolare mi soffermerò sulle sue applicazioni in ambito industriale. E per poi ovviamente lasciare la parola a Manuel tutto quello che riguarda la disruption in ambito di digital marketing. Esatto, in realtà il mio speech anche questo parte molto in alto, probabilmente si sommeranno le parti, però parte un po' dalla digital transformation che stiamo ricevendo anche dal mercato, per poi andare a confluire nella blockchain e infine anche come questo ha modificato tutto il marketing digitale. Allora, io faccio parte di questo canale Telegram My Digital Fin, quindi facciamo subito la domanda sul fintech e la blockchain, che diciamo che è la cosa dalla quale probabilmente nasce proprio. Quindi come si uniscono questi due mondi e quali sono le evoluzioni future della blockchain legata al settore fintech? Al settore fintech. Allora, partiamo dal fatto che probabilmente tutto l'hype intorno alla blockchain è partito proprio dalla sua applicazione in ambito finanziario, in particolare le criptovalute. Chi è che non ha mai pensato di comprarsi un Bitcoin? C'è chi è stato più o meno fortunato, insomma. C'è chi ha perso un sacco di soldi. Esatto, esatto. Eppure le criptovalute non sono l'unica applicazione, anzi direi il trend del 2019 consiste proprio nell'applicazione della tecnologia blockchain per la raccolta di fondi nelle aziende, quindi andrà a sostituire delle offerte iniziali di strumenti finanziari e invece che azioni si compreranno token. Poi non scendiamo nel tecnico, però sono appunto degli strumenti finanziari che sono proprio registrati su blockchain. Come cambia invece il digital marketing e quali applicazioni ci sono legate alla blockchain? Ma allora, più che altro nel marketing si è visto un vero e proprio passaggio da quello che era un marketing di tipo anche esperienziale, molto molto anche tradizionale. Adesso il digital marketing si è spostato su due valori, quello della presenza e della fiducia soprattutto, perché ovviamente confidi con me che se qualcuno deve investire in un progetto, se non gli dai della fiducia non ti investirà mai. Quindi tutto il marketing è fondato su questi due principi. Poi il modo di raggiungerli sono innumerevoli e porrò anche degli esempi dopo durante la conferenza. Faccio un esempio: tutti i metodi tradizionali che conosciamo di advertising eccetera eccetera sono stati puramente cancellati, perché appunto ancora i sovrani del mondo del digitale non ci permettono di farlo. Quindi bisogna passare al growth hacking, tutti i sistemi non convenzionali, fatti di LinkedIn, fatti di Twitter, fatti di anche, cosa so, Reddit, anche molto ben utilizzate, Telegram, per riuscire a essere il più presenti possibili e guadagnarsi anche la fiducia di stakeholders, investitori, eccetera, eccetera, eccetera. La blockchain è la vera rivoluzione democratica di questo millennio? Esattamente, secolo, esattamente. Anche di questo parlerò, anzi lo parleremo entrambi durante la conferenza, lui forse più nel dettaglio. Ti dici grazie perché l'ha incluso nella cosa. Ho detto bene che hai detto. Esiste effettivamente un meccanismo di consenso su blockchain particolare che è forse il modello ideale della democrazia e che i governi stessi vorrebbero riuscire ad imitare, tant'è che la blockchain si può anche utilizzare adesso per votare. E assolutamente, infatti una delle slide dice io non voto se non su blockchain, e poi senza contare che blockchain è sinonimo di trasparenza. Ma è veramente così sicuro come sistema? Ultima domanda. Addio, diciamo che trasformi fiducia poi. diciamo che se non altro mette la fiducia in mani molto sicure, ovvero quelle di migliaia e migliaia e migliaia di computer che lavorano insieme. Per battere questi computer, comunque la parte trasparente del network, una persona dovrebbe avere in mano più del 50% della potenza computazionale, che è una roba assolutamente impensabile, però insomma è una sfida che possiamo lanciare. Ancora una domanda e vi lascio andare. Si parlava di ICO e
diciamo, finanziamenti un po' illeciti legati a questo mondo? Cioè, secondo tu cosa ne pensi? Infatti si parlava. Si parlava? O se ne parla? Allora, il mio ruolo, che è un po' tecnico, non sto qua a specificare, però di Token Architect, nasce proprio dai vari scam che ci sono stati, per l'esigenza di mostrare al pubblico degli investitori, grandi e piccoli, che ci sono effettivamente dei modelli economici, matematici, che devono rappresentare come questi token acquisteranno valore, e quindi esattamente come il business stesso acquisterà valore. All'epoca bastava solo avere un sacco di bella grafica e poi c'era un sacco di hype, quindi le persone, un po' come fenomeno del gregge, hanno seguito i primi investitori. Però insomma, poi ci insegna Manuel che... Quasi un anno e mezzo fa, due anni fa, poi con il passare del tempo, anche un problema è stato anche di saturazione, probabilmente, che ha portato un po', secondo me, a mettere questo punto interrogativo verso le ICO, parere personale, e quindi ha portato anche a meno la fiducia che può avere un investitore, perché prima magari seguiva il gregge, oggi si dice, prima si fa la domanda e poi dice, è un progetto valido? Perché questa è la domanda prima da farsi. Ok, grazie, adesso non diciamo più nient'altro, perché sennò la gente facciamo non viene all'evento. Facciamo qua la conferenza. Esatto, noi siamo a posto, finita. Torniamo. Grazie mille, alla grazie. Prossima. Grazie a te. Dov'è che vai in onda?